siete venuti qui a dimostrare la vostra rabbia, a far vedere che esistiamo, che non siamo un popolo di invisibili, noi siamo qui e ci mettiamo la faccia tutti insieme. Hanno sfidato la pioggia, si sono riuniti nel rispetto delle misure anti-Covid gli operatori dello sport che hanno manifestato a Roma. Il programma prevedeva inizialmente Piazza Montecitorio come scenario della protesta, ma l'elevato numero di adesioni, oltre 2.000 persone, ha spinto gli organizzatori a spostarsi in Piazza del Popolo. Tra gli ideatori della giornata anche Yuri Dorian Gray, titolare della palestra di Maser, che nei mesi scorsi aveva deciso di continuare la sua attività nel parcheggio esterno della struttura. Noi siamo scesi qua perché finalmente dobbiamo farci vedere anche a Roma e comunque dobbiamo far capire a questo governo che noi non siamo invisibili e non siamo nei fantasmi. Cioè noi esistiamo e siamo in tanti e vogliamo i nostri diritti, quello di lavorare, quello della salute e soprattutto quello del nostro futuro, perché così noi moriremo. Sotto al palco una corona di fiori a rappresentare la morte dello sport, osservato anche un simbolico minuto di silenzio. Un minuto di silenzio perché lo sport è stato praticamente seppellito. Sono arrivati da ogni parte d'Italia e del Veneto per chiedere che alle attività sportive venga permesso di riaprire in sicurezza, come spiega Patrizia Salviato, titolare di una palestra di Padova. Io credo che con i dovuti sistemi di sicurezza occorre adesso un'immediata riapertura e che lo Stato se ne accampi con noi. Ce ne saranno tanti anche di voi, ragazzi, tanti di voi. Non vorremmo essere un dimenticatoio di circa 4.000. Un appello al governo, ribadito anche da Roberto Gerardo, presidente della Federazione Sindacale Sport Italia. La gente qui non sta chiedendo questo maledettissimo ristoro che pur ci servirebbe, ma sta chiedendo di lavorare. La Costituzione italiana al quarto articolo dice semplicemente che abbiamo diritto al lavoro. Questo diritto è stato calpestato.